Conferenza dei sindaci a Palazzo del Carmine con il manager della Spida Grossi, quali argomenti al centro di questo incontro? Intanto presentare la squadra, è il primo incontro con la conferenza dei sindaci e l'ordine del giorno, cioè la calendarizzazione di tutti gli impegni prossimi che dovremo affrontare e quindi voglio dire è un primo approccio. Sul piano sanitario ci sono delle emergenze di cui tenere in considerazione? Ma le emergenze sono quotidiane, direi, sul piano sanitario, non si può pensare di non fare i conti con le emergenze, però accanto alle emergenze vorremmo fare un bel piano di programmazione che resti nel tempo, cioè un sistema funzionante che sia indipendente dalle persone ma che dipende proprio da un'organizzazione ben compatta e ben sistemata. Per potenziare la sanità è necessario sempre tenere in considerazione i conti. La correttezza nella tenuta dei conti è fondamentale in un momento di grande difficoltà. La volontà è quella di verificare tutti i processi di impiego delle risorse per non tagliare, perché non sarà sicuramente questa la nostra linea politica nella gestione dell'azienda, ma riqualificare la spesa nel migliore dei modi affinché riusciamo con le risorse che abbiamo disponibili a dare i migliori servizi che possiamo dare rispetto a una domanda sanitaria che comunque già abbiamo modo di conoscere. Il tema sanità interessa tutti i comuni della provincia. A Delia come vanno le cose? A Delia oggi abbiamo in atto una petizione popolare perché stiamo raccogliendo le firme per potenziare il servizio di polo ambulatorio che oggi è molto carente. Quindi siamo qua, oltre per ascoltare il progetto e il nuovo commissario, anche per ora la nostra causa. In più Delia oggi ha dei locali dati in comodato gratuito all'ASP per creare un hospice fermo da circa 10 anni. I lavori fermi da circa 10 anni, quindi peroreremo le nostre cause perché per noi la salute dei cittadini è alla base di qualsiasi discorso politico.